di liberismo economico, protezionismo non ha più senso, creare lavoro e quant'altro. Solo che trovare un filosofo che parli di liberismo economico in termini di neoumanesimo, ancora, ecco, questo pensatore dobbiamo individuarlo. Forse sarà un poeta, chissà. Vuoi dire qualcosa? No, mi allaccio volentieri a questa riflessione perché condivido pienamente. Devo dire che purtroppo, ahimè, i grandi del passato venivano da scuole di degno rispetto, con elevata cultura, elevata formazione. Questo si è andato un pochino perdendo, senza fare accuse o diti puntati su nessuno, però è vero che la formazione, la scuola e tutto quello che rappresenta un percorso istituzionalizzato, quindi università e post-università, ha perso un po', si è un po' sgretolata rispetto al passato. Questo credo che abbia comportato una perdita culturale, una perdita anche di un impegno appunto nello studio, anche delle filosofie, delle politiche, eccetera. E questa è un pochino la causa, a parte la globalizzazione, che è vero che potrebbe, diciamo, in qualche modo veicolare questa post-ideologia, appunto, ma secondo me ci vorrebbe un ritorno proprio alla riflessione, allo studio, all'applicazione anche di concetti che non sono mai tramontati, perché i concetti dei grandi del passato secondo me sono tuttora validissimi, sono roccaforti sulle quali ancorarci strettamente, almeno oggi ci sono. Quindi ritengo, ritorno al discorso di prima, secondo me dovremmo ritornare proprio anche attraverso questi momenti, circoli di studio, c'era stato fatto un tentativo anni fa di creare questi momenti, anche a livello politico, ma sono naufragati, perché credo che lo debbano fare professionisti o comunque in ambiti fuori dal mondo della politica, perché altrimenti viene comunque veicolato in qualche modo un indirizzo. Allora, se invece il filosofo libero pensatore, comunque l'intellettuale, si forma in un ambiente asettico, per quanto si possa dire, però diciamo più possibile lontano da veicoli politici, credo che possa diventare anche più obiettivo e possa dare un contributo intellettivo diverso. Poi c'è tutta la parte del giornalismo, le cose. Lasciamo la domanda al pubblico? Chi vuole fare qualche domanda? Falla dall'incanto, ti sentiamo, via.